È grosso come il palmo della mia mano. Mettete nelle scuole e nelle mense la curatella, ragazzi. Poi non troverete i sapori delicati. Qua ci vanno giù pesante. Sbrigati che qua non piove. Mi sono riparato sotto un balcone. Fanno 3 gradi, piove, ma siamo arrivati. Quella casetta gialla là è il nostro ristorante. Oggi siamo a Tagliacozzo, provincia dell'Aquila, Abruzzo. Oggi ti ho scelto un ristorante, sì, che ti piacerà sicuramente. Sì. Si chiama Ristorante Il Girasole. Il nome è un po' ambiguo, per sa, insomma, in questo posto. Mo vedrai che ti faccio mangiare. Vabbè. Io già so qua la formula qual è. Hai prenotato? E certo. Perfetto. Io ho parlato con la signora, che è la proprietaria, nonché la cuoca. Sì. Questo è un posto di gestione familiare. Come piacciono a noi? Non la cosa. D'appello, mi piace. Molto figo, sei molto figo. Perfetto, ti piace l'outfit? Bellissimo. Come nostra consuetudine, ragazzi, okay, un focus sull'outfit di Paola. Il calzino con, ragazzi, la bistecca esce dal jeans. Grande felpa con Michael Jordan che tiene in mano una mannaia. Sono anche i letti, Michele. Ah, perfetto, se vogliamo dormire, bellissimo. Si può fare una pennica, no, immagino. Paola, tavolo con vista. Wow. Paola, a giudicare dalla tavolata dietro ci sarà parecchio casino. Uno arriva e praticamente la tavola è questa, ragazzi. Già c'è il vino rosso tavola. Cioè, non è che ve lo potete mettere a decidere che vino rosso prendere. C'è questo, zitto e bevi. Doppio bicchiere. Il piatto come quello di casa di mia nonna. Bello, mi piace. 2 bottiglie d'acqua, 3 pane. Olè. Ma il pane sa fa. Cioè, però, sì, attenzione, è tovagliato di alta qualità, La formula di questo posto è che tu ti siedi e mangi. Sono arrivati gli antipasti. Allora, qua abbiamo affettati misti. Bene. Curatella. Poi abbiamo ceci. Patate cotte sotto cenere e poi ripassate sulla griglia. Vuoi sapere quanto paghiamo qua, amiche? No, lo diciamo alla fine. Le verdure le lascio alla fine. Io vado di proteina. Allora, amiche, qua già vedo il peperoncino. Visto che qua il servizio è un po' diverso da quello classico, io c'ho i miei. C'ho il pacchetto maxi. Apri il tuo pacchetto maxi, perché questo è un momento che tutti aspettano. Tanta roba. Tanta roba. Grazie Paola. Stanno qua, Michele. Grazie stanno Paola. Qua. Se vuoi ti cedo anche un mio peperoncino. Grazie, grazie. Dai. Paola, grazie. Ti lascio i ceci, tutti tuoi. Ti lascio gli affettati, tutti tuoi. Sulla patata vai tranquilla. Se non hai nulla in contrario. No, Michele, se ti mangi tutta sta curatella, ti giuro, prendo la macchina e me ne vado. Io mi mangio direttamente la curatella dalla scodella. Sì, ma almeno lasciami un cucchiaio però, Curatella, ovvero sia, interiore dell'agnello. In questo modo, ragazzi, vi state mangiando uno dei piatti poveri che per secoli hanno riempito le panze dei pastori, non solo in Abruzzo, ma in tutta Italia, o se vogliamo pure in tutto il mondo, perché poi ci sono mille sviluppi e mille variazioni della curatella. Lo vedete questo piatto? Lo vedete la curatella? Andrebbe messa per legge in tutte le mense aziendali e in tutte le mense scolastiche. Via, affanculo le fettine panate, affanculo i cordon bleu, a quel paese i soffici di Findus, mettete nelle scuole e nelle mense la curatella, ragazzi. Il giorno che faremo questo, l'Italia sarà un paese migliore e un paese più civile. Yeah. Dopo questo editoriale te ne lascio un po'. Qua non troverete i sapori delicati, qua ci vanno giù pesante, c'ha grande carattere, ci sta tanta cipolla. Girando l'Italia la curatella viene interpretata ovunque uno va in maniera diversa. Questa è la loro interpretazione. Qua i pezzi sono belli ruspanti, vedete? Cipolletta. E iniziamo con una simil bruschetta alla curatella. A sta curatella manca solo una cosa, il tuo peperoncino, Paolo. Scusa. Lo spezzò, lo diede ai suoi follower e se lo cacciò tutto in bocca. Sto provando a vedere se l'applicazione Vivino riconosce questo vino. Non siamo sicuri di questo vino. No, non lo riconosce. Rosso sperduti. Oh, a me piace. È buono, sì. Un buon vino. Che bello, sono arrivati fritti. Tu pensavi che era finito? Io non te lo volevo dire. Allora qua l'antipasto non sai mai quando finisce. È una roba mostruosa, capito? È proprio esagerato. Quindi mo arrivano i fritti e vediamo che ci aspetta. Fritto? Grazie Paola.
che mi porti in questi posti. Ragazzi, la tavolata dietro di noi sta cominciando ad arrivare. Credo, presumo che l'audio di questo video proseguirà, ma non sarà proprio pulitissimo. Ma è la natura di questo ristorante che fa ste mega tavolate. Ragazzi, dovreste vedere che facce soddisfatte che c'hanno ste tavolate. Siamo tutti belli coi piedi sotto il tavolo a magnagna, pare vero. Ti sei arrabbiata con me? Sì. Per la questione peperoncino? Sì. Adesso vi dico che è successo. Stavo lasciando, ragazzi, il peperoncino di Paola nel piatto, allora, no, con il rischio che il piatto venisse portato via. Beh, a parte che io me lo riprendo, ragazzi, ma qua il discorso che lui prima ha fatto la scenetta, pipipi, ha messo 3-4 semi. Cos'è il peperoncino? Ci mette semi e peperoncino? Cioè, io questi qua me li porto da casa, in giro in tutta Italia. Te poi fai la scena e me lo lasci là, no, mica, basta, con i peperoncini è chiuso, basta, abbiamo litigato, punto. Puoi dirci come si fa ad allenarsi ad affrontare pranzi del genere? Allora, innanzitutto, ragazzi, io la prima trippa nella mia vita l'ho mangiata che avevo 1 anno e 8 mesi, la coratella a 2 anni, sì. Pasta e fagioli da sempre, appena ho messo il primo dente io subito sono svezzata subito col filetto, you know. Quindi praticamente filetto tritato per bene e mi davano queste cucchiaiate di filetto. Sei piccolo, non c'avevo i denti. Poi da là sono passata subito a coratella pagliata e a trippa. Applausi a Paola. Io non ci credo a tutto quello che mi hai raccontato, quindi adesso scrivi a tua madre e vediamo in diretta che ti risponde. Ma la chiamo proprio. No, scrivile su WhatsApp. È vero che da piccola mangiavo trippa, coratella, pasta e fagioli. Io non baro, il telefono lo lascio qua. Io qui ti ho portato soprattutto per questi ravioli, che sono standardizzati, ragazzi. Voi ogni volta che verrete qua troverete questi, che li fa la proprietaria che sta in cucina. Sono dei ravioloni che, guardate la dimensione. Tira su il raviolone. È come metà della mia faccia. Tira su il raviolone. Tiè. Ah. Ripieno di? Allora, questo è il ripieno classico di ricotta e spinaci, però adesso lo apriamo, vediamo. Questi sono 2 ravioli a testa con un bel sugo semplice. Paola, ma che hai fatto? L'hai blindati col peperoncino? E certo, guarda che bello il ripieno, Michè. Dall'odore, ragazzi, questa è ricotta di pecora. Ricotta di pecora al 100%, prezzemolo e un grande sugo, molto saporito. No, raga, siamo arrivati. Questo raviolo non sa fa, sa faissimo. Pure, addirittura. E vi dico una cosa, se vi piace il peperoncino, metteteci quella punta di peperoncino senza esagerare, che sarà uno dei ravioli più buoni della vita vostra. E assaggia. È grosso come il palmo della mia mano. Queste sono intrughi e zozzerie che io faccio per divulgazione, a scopo scientifico ovviamente. Sì, oh, scusa così se cai dito. Non è maleducazione, è scienza, è cultura, è divulgazione. No, hai fatto bene, perché così si sono resi conto della dimensione. Piero Angela apprezzerebbe. Molto, molto buono. Ce ne posso mettere un intero? No. Se ce lo vuoi metto, cioè. Riproviamo. Prese il peperoncino, lo spezzò, lo diede ai suoi follower e disse: magnatevi sto. È matto, ragazzi. Mi perdoni se mangio questo? Vai. Grazie. Ok, i peperoncini si fanno sentire. Allora, vino. Adesso, per quanto riguarda i ravioli, faccio direttamente l'appello al Presidente del Consiglio. Giorgia, anche te battiti affinché raviolini come questi siano obbligatori almeno un giorno a settimana in tutte le mense d'Italia. Abbiamo apprezzato, sì, decisamente. Ci siamo sparati 2 peperoncini a testa? Quanti, Sì, sono rimasti 2, Michè. Però come facciamo? Mia madre ha risposto, facci mi dispiace per te. Che dice mamma? Mamma, è vero? Sì, è vero. Queste sono tagliatelle. Sì. Guarda come fumano. Sì. Salsiccia. Sì. Funghi. Sì. E tartufo. È fantastico. Aspetta, te il funghetto lo vuoi? Io voglio sì il funghetto. Ricordate, no al funghetto di Amsterdam, sì al funghetto di Tagliacozzo. Paola, mi è arrivata la tavolata, quella che temevamo. Ci sono ragazzini di 8-9 anni. Sì. Ma c'è anche alla tua destra una signora un po' attempata, un po' agée. Ho visto. Che secondo me è la nonna delle nonne. Io qua non ci metto il peperoncino. E perché? L'assaggio così. Vabbè, perché questa comunque è carica di sapori, no?
sa fa. La cosa più buona è proprio la pasta, che si vede è fatta proprio a mano dalla signora. Questo è un grande classico, ragazzi: salsiccia, funghi e tartufo. Poi questa è una zona dove si trovano tranquillamente i tartufi. Qui stiamo nella fase finale dello scorzone, diciamo, in quest'ultimo periodo si trova lunginato. Mi assaggia e dai. Vai. Fettuccine, funghi, salsiccia e tartufo, e inverno non te temo. Questa va giù a tonnellate, a quintalate. Ragazzi, Michele non lo sa, ma io l'ho portato qui. Oltre per quel grandissimo raviolo, adesso arriverà una grigliata che dentro c'è ogni tipo e specie di animale. Ci siamo, è arrivata la grigliatina, è arrivata. Dunque, ci sono due mini bistecchine, due salsicce, un pezzetto di pollo e un po' di patate. Comunque questa è una bistecca divisa a metà. Sì. Ok. Questo dovrebbe essere il pezzo di tra la spalla del pollo. Del pollo e salsiccetta. E dai, va. Andiamo? Iniziamo, vai, fai, fa il piatto. E vai col polletto. Allora, c'è un fatto, già il servizio, ragazzi, è quello che è, vi dovete accontentare, ma il servizio è andato in stress, le ragazze sono andate in stress quando sono arrivati questi 30 commensali qua a fianco. Insomma, lì sono saltate tutte le regole. Però a noi che ci frega, stiamo qua, mangiamo lo stesso, anche perché, come vedrete alla fine, spenderemo davvero molto poco. Com'è? Ragazzi, questa non è carne frollata, la carne quella, sai quando si dice, la carne fresca del macellaio. Saporita è saporita, ma tosta è tosta. Ok, la cottura è abbastanza stressata, però vabbè, non ci sottilizziamo, no? Salsiccia amabile, non tipo artigianale, si vede dalla grana, pollo. Quella cosa mi piace di più. Accanto, vai, vai. Vado di bistecuccia. Vabbè, ragazzi, proteina nazional popolare. Però dai, c'è tanto sentimento in questa grigliata. Questa grigliata che è appena arrivata mi ricorda le grigliate che faceva mio zio al caminetto i primi anni in cui iniziarono a trasmettere le partite di calcio in pay per view. Cioè, a sto caminetto metteva su sto caminetto qualunque cosa, poi se lo scordava perché si metteva a vedere la partita, quando si ricordava prendeva i pezzi che cuocevano e ce li metteva nel piatto. Para para, ragazzi. Pure la salsiccia la definirei affettuosa. Polletto. Anche il polletto, diciamo, è tanto, ce la mette tutta, ce la mette. Immagino che non ci sia la carta dei dolci, no? No, allora Michele, questa era un'altra sorpresa di questo posto. Allora, questo posto, diciamo, è famoso per quei mega ravioli. E questo qua al finale del pasto, se tu lo tocchi, questo è fritto al momento. Confermo, confermo. Allora, questa è la classica, ragazzi, per farvi capire. La ciambella che trovi al mare, e in alcune zone viene chiamata la zeppola. Questa viene fritta, c'è una lievitazione di poche ore. Che meraviglia! Sa faissimo! Cioè, questa si vede che la signora, non so quante ne avrà fatte, 1000, 10.000, 1.000.000. C'ha proprio manico per fare ste zeppole, ragazzi, fanno paura. Assaggia, Michele. Assaggio, sì. Praticamente, ragazzi, allora questo è il mio iPhone Pro Max e questa è la ciambella, per farvi vedere le dimensioni. Bella, mi piace. Considerando che in questo ristorante, non so se ci avete fatto caso, non esiste il menù, perché vi sedete e vi portano a mangiare questo. Considerando che questo è l'unico dolce che è fritto al momento e che è bello coccoloso, lasciate a fine pasto, a fine pranzo, un posticino per questa ciambella, perché merita. Immagina questo intinto nel latte, anni 80 vero, con tutto sale. Sì, ciao cuore, è tutto zucchero. Tutto sale. Ragazzi, il caffè è arrivato, ma noi non l'abbiamo ordinato. È compreso nel prezzo. Arriva di default. Ragazzi, allora tutto quello che avete visto è compreso nel prezzo. Adesso andremo a vedere quanto pagheremo. Quanto avremo pagato? Ora ve lo diciamo. Insuppami ancora, è un must. Viva l'Italia che c'ha ste trattorie. L'avete vista la signora prima che saliva le scale col vassoio con la grigliata?
Quella deve essere la cuoca o la proprietaria. È bella ruspante abruzzese come piace a noi. Viva l'Italia che c'ha ste cose, ragazzi. Che posti pazzeschi. Viva l'Italia. Michele, che stai combinando? Adesso abbiamo il compimento, la chiusura del cerchio del kitsch. Ma noi fondamentalmente se è kitsch o non è kitsch, ma che ce frega? Perché ragazzi, in questo ristorante abbiamo mangiato bene, abbiamo speso poco, ma ancora ve lo devo far vedere quanto abbiamo speso. Paola, il tavolo a fianco sta facendo un brindisi e sta dicendo auguri. Tu che cosa hai detto? Ve lo devo dire, ai culi. Paola. Non lo mette Michele. Grazie. Grazie mille. Grazie. Ma non ho capito che mi fa assaggiare. Non è finita. Abbiamo rimediato un invito qui dalla signora accanto. Ha detto che ci farà assaggiare una cosa che prepara lei. E vabbè, questo è il bello delle trattorie, no? Sì, poi cioè, ci andiamo al tavolo con esatto. Loro. Ok. Tanto, sono 250, uno più nemmeno. Secondo me, Paola, ci mettiamo seduti là dietro, manco se ne accorgono. Che mi hai portato? Sono i nucci atterrati. Come le chiami? I nucci atterrati. Nucci atterrati. Assaggia un po'. Che sarebbero? Le mandorle con lo zucchero. Buone, le fete? Sì. Io sono Michele, tu sei? Maria Teresa. Maria Teresa. Lo conosci Gino Massari? Ma non te perdi niente. Sono tipiche del posto tuo. Sono le acqua, zucchero e nucci, basta. Il sapore è buono, è la tostatura. È la tostatura, ma fai pure la tostatura te. Certo. Ah, fai tutto te. Tieni. Questi ce l'ha regalati la signora Teresa. Che bello, mamma mia. Guarda, ci stiamo bene oggi qua, guarda. Grazie dell'ospitalità che alla fine ci ha offerto tutto, ci avete fatto sentire parte della vostra famiglia. È brutto, si è brutto. Smesso di piovere? No. Siamo stati bene, ma manca il conto. Non ho capito quanto dobbiamo. 40. 40 euro? Tutto gira sopra. Alla ciao. Prossima, grazie, ciao. Ciao. E becca di tagliagozzo, eccolo là. 40 euro Paola. 40 euro. Io lo sapevo mica. 40 euro, incredibile. Lo senti l'applauso, quelli stanno ancora a facincin e brindisi a rotta de collo. Considerazioni finali, sì. Trattoria il girasole, qui a frazione, io pensavo che stessimo a Tagliacozzo, no, stiamo frazione. Nella frazione di Tagliacozzo. La magia delle trattorie è questa, che tu arrivi, ti siedi, mangi quello che ti danno, te devi fidare. Devi dare il tuo cuore, lo devi dare al proprietario della trattoria e dirgli fai il meglio che puoi fare. Poi paghi 20 euro, cioè abbiamo speso 20 euro. No ragazzi, cazzo. Cioè l'antipasto composto da 6 portate, due primi, la grigliata con le patate al forno, la ciambella fritta, il vino, l'acqua, il caffè compreso in 20 euro, poi a fianco. Aspetta, se vi dice bene ragazzi, trovate la tavolata simpatica accanto che vi regala, vi fa bere, vi fa spegnere le candeline, festeggiate con loro. Torniamo a casa con i nucci atterrati, ma che... Volete di più? 20 euro a testa, abbiamo trascorso là dentro, Paola, 4 ore e 35 minuti. Avevi perso la connessione del tempo. Io scommetto che tu sali in macchina e guidi te. Guido io. Ma alla fine è un patto, io ho guidato all'andata e lui guida al ritorno, ragazzi. Paola, dimmi. Hai già in mente nuovi indirizzi? È vero tu. Ma tornerai a fare video con me? Vediamo. Bravo, così mi piace. Allora ragazzi, i nostri giri per ristoranti carnivori, per trattorie proseguono. Voi segnalateci, se avete posti fighi, segnalateci. Io e Paola arriviamo, li testiamo, ve li suggeriamo e ve li raccontiamo. Ragazzi, è stato un gran piacere, un abbraccio e che la brace sia con voi. Faccio un appello a Sergio Mattarella. A Sergio, nel prossimo discorso che fai in pubblico, fai un appello affinché in tutte le mense d'Italia si possa bagnare la curatella.